E parliamo di volley, si apre oggi una nuova settimana di allenamento per i Black Devils in vista dell'esordio che quest'anno, lo ricordiamo, sarà preceduto dalla semifinale di Supercoppa, gara di andata al Pala Barton il 13 settembre. Ma da Verona intanto arriva la notizia più attesa dai tifosi, l'arena aprirà le porte per ora ad almeno 3.800 tifosi, ma insieme a Luca Zaia la FIPAV regionale sta lavorando per ampliare ulteriormente il parterre. Si apre una nuova settimana di allenamento per i ragazzi della SIR Perugia. Il gruppo è ormai al completo e Vita Leinen e lo staff tecnico guidano gli allenamenti nel rispetto delle normative vigenti e approfittano delle limitazioni per potenziare il lavoro individuale. L'avvantaggio di non avere la possibilità di fare 6 contro 6 squadre normali è il focus, la concentrazione è più sul giocatore individuale. E facciamo molto, lavoriamo così, tutto, ma ogni persona sa che mi piace molto muro difesa, facciamo molto muro difesa per migliorare il tecnico, ma il più importante è la volontà. Io ho visto oggi di difesa di, per esempio, i nostri libri, Max e Picci in diagonale, eccellente, e se è possibile per noi di fare nei partiti normali. Io vedo molte cose che sono interessanti, dove io voglio cominciare la Lega, ma non è così facile secondo me. Quest'anno l'esordio in Superlega, fissato per domenica 27 settembre 2020, sarà preceduto dal primo impegno ufficiale, la semifinale di Supercoppa, che la SIR giocherà in casa al Pala Barton contro Modena il 13 settembre. Una gara di andata in cui i Black Devils cercheranno di ipotecare l'accesso alla finale di Verona. E intanto dalla Lega la notizia tanto attesa dai tifosi. L'arena aprirà le porte al pubblico, lo ha annunciato Stefano Bianchini, presidente del comitato territoriale FIPAV di Verona, uno dei coorganizzatori della finale della Supercoppa. Ad oggi, ha detto ai microfoni di Radio 1909, siamo certi di poter far partecipare già 3.800 spettatori, ma stiamo lavorando con il governatore Zaia per poter arrivare a 7.000.